Innalza Gesù nel tuo cuore. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi vi annuncio il Vangelo dalla città di Gerusalemme. Siamo esattamente fuori dalle mura, tra la porta di Giaffa e la porta nuova. Accogliamo oggi il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, 21-30. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui. Amen. Carissimi amici, credo che non solo per me ma anche per voi è una grande emozione ascoltare l'annuncio del Vangelo qui nella città santa, a Gerusalemme. E chiaramente non è più come al tempo di una volta, oggi c'è molto traffico, si sente, ho trovato un luogo almeno un po' più appartato, qui appena fuori dalle mura, e accogliamo così il Vangelo. Lo accogliamo soprattutto nel contenuto che oggi ci viene dato. Gesù sta parlando ai farisei dicendo: «Vado, mi cercherete, ma non mi troverete, morirete nel vostro peccato». I farisei non avevano accolto l'annuncio di Gesù, non credevano in Lui che fosse disceso dal cielo. E oggi dice un'espressione davvero molto molto forte Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete che io sono». E pensate che come prima lettura oggi abbiamo il Libro dei Numeri, dove si parla degli israeliti che dal Monte Or, per la via del Mar Rosso, aggirarono il territorio di Edom e il popolo non sopportò il viaggio. Siamo al capitolo 21. E disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c'è pane né acqua e abbiamo un cibo troppo leggero». Ecco che il Signore si indigna verso di loro e mandò serpenti brucianti che mordevano la gente e molti israeliti morirono. Ma poi il popolo da Mosè andò dicendo: «Abbiamo peccato, abbiamo mormorato contro di te, contro Dio. Supplica il Signore che allontani questi serpenti da noi». Mosè prega per il popolo e il Signore dice a Mosè: «Fatti un serpente, mettilo sopra un'asta, e chiunque sarà morso e guarderà questo serpente resterà in vita». Ecco il brano di un evento storico che Gesù lo prende e lo fa proprio. Dice: «Voi avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete che io sono». E noi sappiamo che l'innalzamento è sul legno della croce. Gesù viene innalzato. Gesù liberamente offre la propria vita per la nostra salvezza. Gesù liberamente, anzi per amore,
vuole essere innalzato affinché noi che siamo nel peccato, nelle nostre fragilità, debolezze, sofferenze, nelle nostre crisi, quando guardiamo a Lui, preghiamo a Lui, ci affidiamo a Lui, siamo salvati, siamo incoraggiati, siamo consolati. Carissimi fratelli e sorelle, a poche centinaia di metri da qui si trova il Santo Sepolcro, si trova il luogo dove Gesù è stato crocifisso, innalzato, il Figlio dell'uomo in questo luogo ha dato la sua vita per noi. E allora vi invito con tutto il cuore ad aprirci a Lui e a pregarlo, dicendo: grazie Signore Gesù, grazie o Signore, perché oggi è un giorno in cui i miei occhi possono vedere Te presente nella mia vita. Io confido nel Tuo nome, confido nel Tuo amore, confido in Te, Signore, che non mi abbandoni, che non mi lasci solo. E Ti chiedo oggi di consolare il mio cuore, di mettere pace in me, perché io possa sempre avere davanti ai miei occhi questo grande dono che sei Tu, come il serpente di bronzo che aveva Mosè. Io guardo a Te innalzato sulla croce per trovare la mia salvezza. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è una preghiera: innalza Gesù nel tuo cuore. Innalziamolo sopra ogni cosa. Chi guarda a Lui sarà raggiante, sperimenta la pace e la salvezza. E qui siamo a Gerusalemme, la città della pace. Vi mando una grande benedizione e che il Signore ci accompagni. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Fanno beffe di me quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi. Lo porti in salvo se davvero lo ama. Circonda. Mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa.